Ascoltatori della notte, io volevo far scoprire cosa succede a Monte Porzio Catone. C'è il sindaco Pucci, cognome Rocca Priorese, però lo so ragazzi, come stai sindaco? Bene, bene, grazie. Beh, chiaramente Rocca Priorese soltanto per il cognome, perché poi chiaramente la mia vita si è svolta sempre a Monte Porzio Catone e sono chiaramente monteporziano. Beh, Monte Porzio Catone, beh, intanto grazie dell'invito, perché questa è un'opportunità per la città soprattutto, non tanto per me, quindi grazie per avermi dato l'opportunità di essere qui stasera. Monte Porzio Catone è una cittadina, una bellissima cittadina di circa 9.000 abitanti che è situata all'interno dei Castelli Romani, insomma della cornice dei Castelli Romani. Un territorio insomma che io amo definire, che poi effettivamente lo è ricco di storia, insomma una cittadina che si caratterizza per molteplici aspetti e peculiarità e qualità, insomma, che poi appartengono non tanto e non soltanto a Monte Porzio Catone, ma a un intero territorio che è quello dei Castelli Romani, insomma. Allora, una cosa che devo dire è questa: io mi sono accorto che la gente dice, ma quanti sono i comuni della Regione Lazio? Sono oltre 400 i comuni della Regione Lazio, e magari c'è quello che conosce più un comune rispetto ad un altro perché magari abita lì vicino o ci abita. Io per esempio, per me parlare di Monte Porzio Catone è come parlare di Rocca Priora, da dove sono cresciuto, perché è lì, il territorio è lì. Diciamo che insomma, dai, Monte Porzio Catone, uscita della, la prima uscita prendendo la Roma-Napoli, c'è proprio l'uscita Monte Porzio, che poi ho sempre odiato perché quella è un'uscita che per me è quella dei Frascati, scusate, ma insomma, invece dritto per dritto vai a Monte Porzio, però per arrivare a Frascati devi per forza uscire a Monte Porzio, quindi ci saranno degli accordi, no? Va bene, comunque io voglio dire che in ogni comune ho scoperto che c'è qualcosa di bello e io che sto sentendo tutti i sindaci mi viene in mente di dover rinascere un'altra volta per andare a vedere tutti, insomma, tutti i comuni cosa fanno, perché ci sono cose belle in tutti i comuni. Per esempio, parlando due minuti in privato con il sindaco, ho scoperto che adesso nel periodo di dicembre Monte Porzio Catone è tra i comuni più belli per andare a vedere il presepe. Sì, infatti quello che volevo dire è che Monte Porzio alla fine territorialmente non è molto grande, sono soltanto 9 km quadrati, però è un territorio, un comune molto ricco di storia e soprattutto molto molto attivo. Questa insomma è una caratteristica importante di Monte Porzio. E tanto più che in questo momento, insomma, a Monte Porzio si sta svolgendo la 18ª, quindi pensate un po', edizione della Mostra Internazionale dei Presepi, che è iniziata l'8 dicembre e terminerà il 10 dicembre. Ed è una mostra chiaramente che è articolata all'interno del centro storico, in vari locali che sono per lo più comunali, dove sono ubicati i presepi che provengono poi da molte parti del mondo. E la manifestazione poi è condita anche da altre iniziative collaterali come numerosi concerti, il presepe scenografico che viene ubicato all'interno della chiesa e verrà scoperto la sera del 24, la vigilia di Natale, e il presepe vivente che viene ogni anno effettuato dal gruppo scout, insomma, all'interno di Piazza Duomo. Quindi questa è una manifestazione molto particolare che caratterizza sicuramente Monte Porzio Catone, anche perché appunto ha una tradizione che proviene ormai già da 18 anni, quindi insomma. Allora, io chiedo una cosa: quanti di voi qua davanti a noi e ascoltatori invece che state sentendo, alzate le mani, quanti di voi hanno visto un presepe vivente? Quanti? Voglio vedere vivente. Pochi, come me. Ecco, io mi sono sempre chiesto, no, mo sto a chiedere, ma il bambinello, cioè lo mettete dopo, come funziona sta cosa? Perché insomma voglio capire com'è sta storia del bambinello. Il bambinello chiaramente è non è vivente. Beh, il bambinello è ve lo prestano. Attenzione, beh certo, insomma non potrebbe essere, altrimenti non potremmo mettere un neonato, insomma, ecco, quindi diciamo il bambinello è un fantoccio, diciamo, ecco, non è proprio un bambino vero e proprio. Quindi ragazzi, presepe vivente col fantoccio, lo so ragazzi, queste sono gli obblighi, se non fa niente questa cosa. Da, a parte tutto, stavamo scherzando, ricordiamo, presepe importante, cioè ci sarà insomma a Monte Porzio, e da che ora a che ora, cioè, si può visitare tutti i giorni? C'è un panorama insomma di orari che è sicuramente molto più possibile visitarlo durante i giorni festivi, però perché nei giorni feriali diciamo l'apertura è limitata soltanto a alcune ore del pomeriggio. Quest'anno abbiamo una peculiarità, una caratteristica, una novità, diciamo, se vogliamo, che è caratterizzata dal presepe di sabbia. È la prima volta, l'artista Schiumarini
è venuto a Monteporzio Catone per appunto per costruire proprio tecnicamente con la sarte questo presepe che è bellissimo ed è obbligato all'interno del museo della città, che consiglio assolutamente di vedere. E quest'anno anche per la prima volta a Monteporzio Catone un gruppo di amici, diciamo di famiglie, si è messo insieme per fare la casetta di Babbo Natale, che è un'attrattiva anch'essa che è rivolta soprattutto ai bambini, alle famiglie insomma, che vogliono passare un pomeriggio di domenica o di sabato insomma a Monteporzio Catone come proprio figli. È un'attrattiva molto molto carina, molto particolare, che consiglio proprio insomma. Allora, ricordiamo qua in diretta il sindaco Pucci di Monteporzio Catone, e adesso però bisogna passare anche al carnevale, che è veramente famoso il carnevale, non solo quello di Monteporzio Catone, però non posso dire gli altri carnevali famosi, stiamo parlando di Monteporzio Catone. E intanto, da quanti anni fate il carnevale a Monteporzio e poi per quale motivo insomma è così famoso? Allora, quest'anno si svolgerà la 26esima edizione del carnevale invernale, perché da 5 anni, infatti nel 2016, si svolgerà anche la quinta edizione del carnevale estivo, che è una novità insomma assoluta nel panorama monteporziano. Questa manifestazione è partita diciamo negli anni 50 più o meno, chiaramente è una manifestazione che coinvolge tutti gli abitanti insomma del territorio, perché è una passione molto sentita dai monteporziani. Nasce quindi negli anni 50, ma poi ha un suo sviluppo diciamo più sostanzioso negli anni 80-90, e da lì prende piede come un'iniziativa che caratterizza, che ogni anno cresce di più anche in termini di visitatori. Ha avuto una breve interruzione nel 2000, ma poi nel 2009 è ripartito con grande slancio, e in questo momento è una delle attrattive insomma più importanti del nostro comune, che chiaramente ha una fase di gestazione e di realizzazione che poi è di un anno, quindi diciamo finisce, perché poi chiaramente noi abbiamo anche quello estivo adesso da 5 anni, quindi a giugno si svolge la manifestazione estiva, agosto riparte la nuova programmazione che poi vede la sua realizzazione a febbraio. E tutto questo viene realizzato perché coinvolge la città, coinvolge i commercianti, ma in particolare un'associazione che si è costituita proprio per il carnevale, che è l'associazione Carnevale Monteporziano Enzo Torreggiani, che è formata da circa 30 ragazzi, insomma, che sono 30 ragazzi veramente volenterosi, pieni di gioia, di allegria, ragazzi scherzosi, come sono poi i monteporziani, insomma, quindi un Avao. Osseo pure, se vogliamo. Anche... E poi Avao cosa significa? È un'interlocuzione che significa guarda lì, insomma. Avao. Oppure SEO, sentite, si riesce a sentire insomma. Allora, so che devi andare via sindaco, allora ricordiamo insomma, il presepe l'abbiamo detto, il carnevale anche, sono le due attrattive più importanti insomma del territorio, ecco, di Monteporzio Catone. Ce n'è un'altra? Sì, un'altra che insomma anche questa, io ho detto prima, Monteporzio è molto attivo come comune, e questa ci tengo particolarmente perché è la mostra internazionale delle orchidee, che si svolge ad aprile, e anch'essa il prossimo anno sarà la 21esima edizione, quindi insomma una manifestazione molto importante per il territorio, e praticamente sono una serie di rappresentazioni di espositori che vengono da ogni parte del mondo anch'essi, e che viene dislocata all'interno di cantine, tinelli nel centro storico, con un percorso che è gradevolissimo all'interno appunto di questi caratteristici, di questi siti caratteristici del comune. E ci tengo a dirlo perché insomma è una manifestazione anch'essa che porta molte persone. L'anno scorso in 3 giorni a Monteporzio sono arrivati circa 15.000 visitatori, e l'anno scorso anche abbiamo ricevuto il suggello della Presidenza del Consiglio e la presenza addirittura del ministro Franceschini, che è venuto ad onorare insomma la nostra manifestazione all'inaugurazione del venerdì, poi con una visita insomma all'interno dei locali. Veramente una manifestazione molto molto bella, che vi invito chiaramente a venire a vedere ad aprile. Quest'anno si svolgerà 15, 16 e 17 aprile, quindi se siete nei dintorni di Monteporzio vi invito proprio a partecipare, a venire a Monteporzio a vedere questa manifestazione. Allora, la domanda che ti devo fare per forza da detto ai lavori è questa qua: perché questa politica sta facendo così male in Italia? Te lo devo chiedere per forza, perché qua va bene niente, cioè Maurizio Leopardi mi guarda e giustamente dice: ma non va bene niente, l'unica cosa che può andare bene è il capodanno che organizzo io, dice Maurizio Leopardi, cioè Roma è un disastro, ci sono dei casini, Roma
i paesi io li vedo più curati della capitale, perché io devo dire la sincera verità, ho parlato con tanti sindaci e ho visto che c'è una cura maniacale su tanti paesi, cioè è bello, il paese viene è tenuto curato, pulito. Roma un disastro, l'Italia peggio ancora, e come mai c'è questo casino? Tu devi un po' difendere la politica però. Ma allora, diciamo innanzitutto che la prima cosa importante, che gestire e amministrare un comune come Roma non è sicuramente amministrare un comune anche come Monteporzio e Catone, perché Monteporzio e Catone, perché parliamo di un territorio diciamo abbastanza piccolo se vogliamo, ma di 9.000 abitanti, Roma è una realtà assolutamente molto più sfuggente, quindi non è semplice, non voglio adesso non vorrei difendere l'Italia peggio ancora, quindi, perché è più grande ancora, ma diciamo che le dinamiche sono diverse in questo momento. Io credo invece che il governo possa fare un ottimo lavoro e sta facendo sicuramente un ottimo lavoro per rilanciare il paese, un paese che è rimasto per molti anni diciamo immobile e se vogliamo anche affossato nelle sabbie mobili, appunto, e dal quale il governo sta cercando di tirarlo fuori. Non è semplice perché c'è una congiuntura economica, sociale, culturale e se vogliamo anche epocale che sicuramente non facilita il percorso insomma di gestione, però secondo me il governo ha tutte le chance e tutte le carte in regola per poter fare bene nell'interesse dei cittadini, perché questa è la prima cosa insomma di chi amministra, è guardare chiaramente all'interesse della collettività, perché la politica deve fare questo. Va bene, speriamo per tutta l'Italia, per tutti noi, per tutti quanti. Io ringrazio il sindaco Pucci, grazie dell'applauso che stanno per fare qua davanti a noi, buon ritorno a Monteporzio Catone, grazie, e niente, andiamo a vedere il presepe prima, poi il carnevale poi. C'è una cosa sindaco, mi sono dimenticato, lei deve scoprire quanti artisti ha il paese Monteporzio Catone, lo sa che noi di Radio siamo famosi per il censimento artisti, cioè noi vogliamo scoprire in ogni comune quanti artisti ci sono, se ci sono chitarristi, batteristi, cantanti, bassisti, giocolieri, ballerini, quanti lei insomma com'è, cioè, conosce, com'è da quel punto di vista? Ma qualcuno ce n'è insomma, adesso fare proprio una statistica, un numero è un po' di... Ci vuole la radio, il palco, la radio e lo scopriamo, manifesti, censimento artisti e poi vediamo. Possiamo scoprirlo insieme infatti. Va bene, la ringrazio, grazie.